La tranquillità di chi può amministrare 11 punti di vantaggio sulla seconda e la leggerezza di chi dal fondo classifica osa sognare di continuare la rincorsa salvezza contro la capolista. Argentina-Campese potrebbe essere un qualcosa di diverso dallo scontro testa a coda fra squadre separate dall'abisso di 31 punti. Un buongiorno agli amici di Liguria TG24 e di Sportivi, da Gerson Maceri in postazione cronaca, e un bentornato all'agente FIFA Mattia Rossi al commento tecnico. Buongiorno a tutti. Argentina-Campese, sfida che a guardare la classifica, a guardare i numeri, a guardare anche le rose sembrerebbe scontata, ma il fattore mentale, il fattore psicologico potrebbe riservare qualche sorpresa. Sì, sicuramente guardando la carta non si dovrebbe essere partita, perché la differenza di punti e di qualità tecnica è netta, però partite non si vincono al primo minuto ma al 90esimo. Vedremo se la Campese riuscirà a reggere l'urto dell'Argentina, ma il pronostico pare essere abbastanza chiuso per una partita che dovremo forse solamente attendere a quale minuto si sbloccherà, visto la differenza tecnica tra le due squadre. Interessante anche la statistica che parla di un'Argentina sempre vittoriosa fra le mura amiche, 8 vittorie in 8 partite disputate allo Sclavi, mentre la Campese, ruolino di marcia completamente opposto in trasferta, una sola vittoria a fronte di 7 sconfitte, 7 gol fatti, 18 subiti. Tutto è pronto dunque per il calcio d'inizio, un pomeriggio che sembra essere per ora risparmiato dalla pioggia, sicuramente un fattore che va a favore della squadra più tecnica, quindi in questo caso l'Argentina. Vedremo se la Campese, abituata a giocare, ad allenarsi su un campo sintetico, avrà qualche svantaggio da questa situazione. Partita dunque l'Argentina subito in avanti sulla fascia di destra, buono il colpo d'esterno a servire Gagliardi che prova a involarsi sulla destra, fermato bene. Argentina che parte subito col turbo sul settore di destra, si incarica della battuta della rimessa laterale a Raguseo, solita rincorsa lunga, palla in mezzo, prova a spizzare Lamberti, la palla rimbalza fuori aria, poi ad avere la meglio è Merlo che rinvia in fallo laterale. Ancora Argentina in possesso palla, Calipa per Fici che prova a mettere questa palla in mezzo, rimessa laterale nei pressi della bandierina del corner. Un minuto di gioco, Argentina che cerca subito di mettere in chiaro le cose, battuta ancora lunga a cercare ancora Lamberti, anticipato dalla difesa, poi è Oliveri che prova a rinviare, tentenna troppo, perde palla, Fici senza pensarci troppo in mezzo, Lamberti arresta il pallone, prova a rimetterlo in mezzo per Stamilla, forse il pallone è troppo lungo, Rovella prova la girata al volo, un'ottima acrobazia da parte di Rovella che si era coordinato bene per il tiro, non è riuscito a colpire però con collo pieno la palla, dunque sfera che termina alta di un soffio sulla traversa e prima conclusione a rete da parte dell'Argentina. Argentina che sembra subito aver iniziato col piede giusto. Sono partiti subito forte, la Campese è subito chiusa in difesa con 7-8 giocatori, la prima occasione dopo neppure un minuto di gioco. Penso che l'Argentina continuerà nei primi minuti a spingere sull'acceleratore per sbloccare il risultato, ai giocatori per farlo, soprattutto Lamberti, è parto subito in forma già dai primi secondi di gioco, un'occasione subito, credo che l'Argentina voglia sbloccare il risultato per mettere in discesa una partita che dovrebbe sulla carta portare a casa. Lamberti recrimina per un tocco di mano di un difensore che peraltro s'accascia a terra, probabilmente colpito anche al volto. Sarà calcio di punizione per l'Argentina da tre quarti, ma intanto attendiamo l'ingresso dei sanitari per le cure del caso. Il giocatore che è rimasto a terra, si tratta del numero 6 Pietro Pastorino. Campese che dopo 4 sconfitte consecutive nel mese di dicembre contro Voltrese, Pegliese, Carcarese e Arenzano è tornata la vittoria nel recupero dell'Epifania contro il Bragno per 1-0, una vittoria a sorpresa che porta la firma di Cristian Fiorito, il nuovo acquisto in attacco, l'anno scorso al Via dell'Acciaio in prima categoria C 20 reti, quest'anno aveva iniziato la stagione con l'Albisola, una sola rete, comunque un bomber di razza che ha deciso subito il primo incontro. A fronte di questo arrivo però si è registrata la partenza di Simone Spinelli, che ha varcato proprio in maglia verde la soglia dei 200 gol in carriera. Argentina che ci prova ancora sulla sinistra con questo campanile fuori misura da parte di Fici per Rovella. Vediamo sempre Fiorito che chiama palla in avanti, punto di riferimento centrale ovviamente dell'attacco genovese. Prende tutto il tempo per battere questa rimessa, è proprio Fiorito che arresta di petto, prova a girare in avanti per Mirko Pastorino che però è troppo arretrato, può ripartire dunque l'Argentina sulla destra con Raguseo, Gagliardi,
tenta di avere la meglio sul diretto marcatore, poi la finta di Lamberti, rinvio a Campanile altissimo, intercettato da Raguseo che amministra bene questo pallone, all'indietro per il rientrante Felicello, lancio lungo in profondità per Rovella, segnalato in posizione di offside. Dunque i primi 4 minuti di gioco che si stanno disputando in una sola metà campo, predominanza territoriale a favore nettamente dell'Argentina, Campese che, lo dicevamo all'inizio, non ha nulla da perdere. Lancio lungo di Davide Esposito a cercare ancora Fiorito, che però viene anticipato. Gagliardi si libera bene di due avversari, prova questo pallone in profondità, intercettato ancora una volta. Buono questo scambio sulla sinistra, attenzione al contropiede della Campese con Marchelli che viene atterrato. Prima ammonizione dell'incontro per Modestino Felicello, che ha dovuto ricorrere alle maniere forti per fermare l'esterno sinistro Campese. Dicevamo che Felicello era appena rientrato da un periodo di inattività dovuto a un infortunio. 20 minuti nell'ultimo match contro la Rivarolese, peraltro vinto per 2-1 proprio in extremis. E oggi il rientro in pianta stabile nell'11 titolare. Ma andiamo a seguire questo calcio di punizione per la Campese, la prima occasione in cui la squadra ospite si affaccia nella metà campo armese. Sul punto di battuta Marchelli, vedremo se riuscirà a centrare con il destro, la palla in mezzo, prova a svettare col numero 5 Caviglia che viene anticipato, dunque rimessa dal fondo accordata dall'arbitro, probabilmente è stato proprio Cinardo probabilmente a cercare la deviazione aerea, a trovarla, ma contrastato efficacemente dalla difesa rossonera. Rimessa dal fondo di cui si incaricherà Calzia, che ha preso il posto dello squalificato da Ercole, è stato espulso nella partita di Rivarolo. Nonostante ciò l'Argentina è riuscita a far suo, bottino pieno. Felicello per Moraglia, lo scambio corto, un accenno di pressing da parte della Campese. E ottimo però l'anticipo di Amaro, prova a far ripartire ancora Amaro, ancora un contrasto, l'arbitro non accorda la norma del vantaggio. Poteva svilupparsi un'azione interessante sulla destra con Amaro, che servito da Pastorino era riuscito a prendere il tempo a Fici. Calcio di punizione di cui si incaricherà ancora una volta Mirko Pastorino, il numero 10, capitano della squadra genovese. 35 metri dalla porta, spostati sul settore di destra, solo un uomo in barriera, grande ammucchiata in area, palla tagliata in mezzo sul secondo palo, l'anticipo da parte di Raguseo, prova a ripartire palla a terra l'Argentina, Calipa perde però il pallone, poi Andrea Oliveri tenta la conclusione da fuori area, strozza questo pallone con il collo, nessun problema per Calzia che fa ripartire i suoi sul settore di destra. Stamilla anticipato dal suo dirimpettaio Cinardo, rimessa lunga, ancora un anticipo da parte della difesa genovese. Stamilla deve ricominciare da dietro, serve Raguseo, ancora Gagliardi, buono l'1-2 con Raguseo che converge verso il centro, il cross in mezzo di Moraglia viene però allontanato dalla difesa, ancora Argentina in avanti con Calipa, Fici, Moraglia, Argentina che gioca bene a due tocchi, però manca l'ultimo passaggio, allora la Campese prova a ripartire con Marco Oliveri, batti e ribatti a centrocampo, fasi molto confuse di studio ma comunque a ritmi abbastanza elevati, lancio lungo per Fiorito che prova a farsi spazio contro Felicello, il guardaline segnala un fallo da parte del numero 9 Fiorito, dunque Argentina che può ripartire con Raguseo, l'anticipo di testa, poi ancora la Campese che tenta di ripartire, palla a terra, con grande calma Cinardo prova a liberarsi della marcatura, poi Calzia è costretto a uscire dall'area per anticipare Fiorito, il guardaline segnala per l'ennesima volta una posizione di offside. Andiamo a leggere subito le formazioni con Calzia, Raguseo, Fici, Cadenazzi, Felicello, Moraglia, Calipa, Stamilla, Lamberti, Gagliardi e Rovella. Questo per quanto riguarda l'Argentina. Attenzione sul secondo palo Rovella. La parata miracolosa da parte dell'estremo difensore campese Esposito. Prima grande occasione per
l'Argentina all'ottavo minuto. Stavamo dicendo delle formazioni, nessuna novità per quanto riguarda l'Argentina. Gli 11 annunciati alla vigilia sono regolarmente in campo, panchina giovanissima, ma di questo parleremo più avanti. Intanto seguiamo questo calcio d'angolo al nono minuto. Fici col sinistro teso sul secondo palo, Gagliardi prova ad arpionare questo pallone sul secondo palo, ancora il cross in mezzo, completamente sballato. Stamilla se la prende con Fici, idea che comunque si era rivelata piuttosto interessante con la presenza di Gagliardi smarcato sul secondo palo. Una Campese che, nonostante sia chiusa nella propria metà campo, sembra non rinunciare a ripartire palla al piede. No, prova a giocarsi nel limite delle possibilità, ha avuto due punizioni della tre quarti per mettere in difficoltà la difesa dell'Argentina, che ha respinto comunque senza grandi problemi la minaccia. Prova a giocarsela finché il risultato sarà sullo 0-0, difesa a 4 normale. Certo, c'è molta confusione a centrocampo, cercando di spazzare un po' i palloni che passano in mezzo per allontanare le offensive dell'Argentina. Proveranno a tenere finché riusciranno il risultato sull'equilibrio. Certo che l'attacco dell'Argentina fa paura, si è vista quell'occasione di Rovella che ha sbagliato da pochi passi. Basta un'invenzione di un giocatore per sbloccare il risultato, questo la Campese lo sa e cerca di allontanare in qualche maniera le minacce portate dai rossoneri. Che continuano a insistere con Moraglia, questa apertura con l'esterno destro sul secondo palo, pesca Gagliardi, il cross in mezzo, l'anticipo all'ultimo istante di Oliveri. Occasionissima per l'Argentina al decimo minuto, anticipo provvidenziale da parte di Andrea Oliveri. Argentina costretta a ripartire dalla retrovie con Cadenazzi, il suo sinistro, a cercare Fici nello spazio, anticipato, poi Calipa, carica al sinistro che si rivela poi un suggerimento involontario sul secondo palo per Gagliardi. Ancora Argentina che insiste, Raguseo, pallone in mezzo, prova il tiro al volo, Stamilla, conclusione strozzata che non impensierisce Davide Esposito. Ancora risultato fermo sullo 0-0. Diamo anche lettura della formazione della Campese con Davide Esposito, Amaro, Merlo, Andrea Oliveri, Caviglia, Pietro Pastorino, Marco Oliveri, Cinardo, Fiorito, Mirko Pastorino e Remo Marchelli. Anche in questo caso formazione piuttosto scontata. Lamberti, defilato sulla sinistra, prova a convergere verso il centro, a servire con il destro Calipa nello spazio, ribattuto ancora una volta, poi Lamberti cerca di uscire dal traffico, smista per Calipa, Fici, il cross in mezzo è un campanile altissimo, esce a vuoto il portiere, ostacolato sia dai suoi compagni del reparto difensivo sia da Gagliardi. L'arbitro salomonicamente opta per la carica sul portiere. Si riprende senza problemi Davide Esposito, pronto al rilancio lungo. Sulla sinistra però c'è Gagliardi, vigile, contrastato da Merlo. Conquista comunque la rimessa laterale che viene battuta immediatamente. Non nel punto però preciso di battuta stabilito dall'arbitro, dunque si andrà al cambio di rimessa. Merlo chiama sei compagni, prende tutto il tempo per effettuare questa rimessa, per far correre il cronometro. Subito un fallo su Gagliardi che conquista una punizione importante. Abbiamo già visto l'efficacia dell'Argentina su queste soluzioni. Stavolta però tenta la manovra Calipa, apre sulla destra ancora per Gagliardi di testa, prova a servire la corrente Stamilla che però viene saltato e anticipato da Cinardo che fa partire il contropiede. Merlo prova a convergere verso il centro e attento Moraglia. Argentina che ne esce in maniera elegante con Moraglia che prova ad aprire sulla sinistra, suggerimento troppo arretrato per Lamberti che comunque applaude il compagno, e Amaro pronto alla rimessa in gioco. Marco Oliveri, ma ancora il break dell'Argentina con Stamilla che pesca in profondità Lamberti. Fuori gioco abbastanza netto, ma comunque Argentina che sulle ripartenze veloci dimostra ancora una volta di poter far male.
una Campese che forse si ostina troppo a uscire palla al piede, l'Argentina molto presente invece a metà campo riesce a bloccare le offensive, a ripartire velocemente con questi tagli in verticale. Sì, finora la partita c'è stato qualche lancio lungo, come su questa punizione che stanno battendo, si sta giocando tutta nella metà campo della Campese, i palloni in avanti non sempre riescono ad essere preda di Fiorito che nonostante la mole fisica ha qualche problema a gestire i palloni lanciati dalla difesa, quindi l'Argentina sta gestendo bene la partita, almeno se non sulla tre quarti nella metà campo avversaria. Ha avuto un paio di occasioni, ma la Campese per ora ha fatto buona guardia. Vedremo fin quanto riuscirà a resistere e a portare qualche pericolo dalla porta di Calzia. Una delle rare sortite offensive della Campese con Amaro, che smista bene per Oliveri. Non riesce a uscire da quell'imbuto sulla destra. Alla fine è costretto a mettere fuori questo pallone, il numero 7. L'arbitro decreta calcio di punizione, questo disimpegno. Lancio lungo per Felicello, Raguseo, fa scorrere per Stamilla. Con pochi passaggi palla a terra l'Argentina era riuscita a ribaltare il fronte, Stamilla ancora prova a lottare. Bravo però Cinardo a difendere questo pallone, a svistarlo per Caviglia. Lancio lungo in profondità per Fiorito contro Cadenazzi. Molto interessante lo scontro, tutto fisico, fra i centrali dell'Argentina, peraltro esperti come Cadenazzi e Felicello, e Fiorito che sgomita alla ricerca di uno spazio che, come avvenuto nel recupero con la Campese, potrebbe essere vincente. Raguseo, tesissimo sul secondo palo, spizza la difesa della Campese. Rimessa laterale per l'Argentina. Va sul punto di battuta Moraglia, anzi Stamilla, poi lascia l'incombenza Fici, che è dotato sicuramente di una gittata più lunga. La spizzata di Lamberti, poi all'indietro Moraglia, serve sul secondo palo Stamilla, chiude bene la Campese. L'Argentina è costretta a ricominciare da dietro con Felicello, Cadenazzi, due centrali di impostazione per l'Argentina, prevedendo una partita proprio di questo tipo, con i genovesi chiusi e costretti al rilancio. Argentina che, nonostante il primo posto con ampio vantaggio sulla seconda, ha operato un mercato, chiamiamolo di riparazione, ma di perfezionamento. Tanto attenzione a questo pallone per Rovella. Dicevamo, sono andati via Botti, Calvini, Rizza, Benassi e Ciaramitaro, sono arrivati soprattutto dei giovani di ampie prospettive come Prevosto e Gagliardi, che erano in forza all'Imperia in Serie D, Mangione dalla Carlin Boys, e anche l'innesto di esperienza di Cadenazzi, che è andato a colmare il vuoto lasciato da Benassi. Sicuramente Prevosto e Gagliardi, due degli elementi più interessanti a livello giovanile provinciale, due elementi che hanno accumulato in questo primo scorcio di stagione un'esperienza a livello semiprofessionistico. Sì, l'anno scorso Prevosto era qui nell'Argentina, ha fatto bene, ha segnato 18 gol, mi pare, per nata all'Imperia, un'esperienza forse sfortunata più sul piano, più che sul piano sportivo, forse perché su quello societario, perché ha trovato una società che non ha mantenuto le promesse di inizio anno, poi è cambiata la società, i nuovi arrivati non sono dimostrati all'altezza, credo, di guidare una società del livello dell'Imperia. Ha preferito, penso anche giustamente, di venire qui a Arma, due passi da casa, per ripartire da dove giocava l'anno scorso. Un altro innesto molto importante sicuramente quello di Cadenazzi, che è un lusso per la categoria, non solo per questo, anche in eccellenza credo che sia sprecato un giocatore come Cadenazzi, un giocatore da Serie D, è cresciuto nel Genoa, una certa esperienza a livello di quinta serie, quindi in questa categoria penso possa giocare tranquillamente e possa essere un innesto anche per la stagione successiva, che a meno di sorprese vedrà l'Argentina giocare in eccellenza. L'unico qui ad Arma a mantenere un profilo di sobrietà, forse di scaramanzia, ma dovuta da ruolo, è Mister Papa, che ovviamente non può permettersi di allentare la morsa della tensione, della concentrazione, giunti appena oltre la boa di metà campionato. Stamilla spalla la porta, lavora con la suola, prova a aprire sulla sinistra per Calipa, mentre Fici era troppo indietro per ricevere il suggerimento.
Sì, scaramanzia, ma credo che con 11 punti di vantaggio al giro di boa sarà veramente difficile vedere il Cogoleto o comunque ancora il Voltrese che ha 14 punti di 15 punti di meno dell'Argentina riuscire a un recupero che è, non sarebbe neppure raro, credo unico, non si, credo sia mai successo che una squadra possa perdere 11-12 punti di vantaggio al giro di boa, soprattutto quando le forze in campo sono quelle che sono viste in questo girone di andata. Attenzione al fallo di Felicello su Mirko Pastorino, che si lamenta con l'arbitro. Effettivamente Felicello già ammonito, deve fare attenzione, un intervento da dietro sicuramente non cattivo né violento, ma con un arbitro fiscale avrebbe potuto rischiare il cartellino rosso. Passano i minuti, 19 minuti di gioco, Argentina 0, Campese 0. Continua con lo stesso canovaccio, con la stessa trama, questo match. Argentina costantemente in avanti. Adesso la Campese, in una delle sue rare sortite, cerca di uscire con Pastorino. Si scontra con Fiorito, si danno fastidio i due. Il pallone rimane in possesso però della squadra genovese. Lancio in profondità, l'anticipo di Cadenazzi col sinistro, prova a servire Kalipak, però non si era avveduto delle intenzioni del compagno. Dunque Pastorino, che prova a gestire ancora questo pallone col sinistro, lancia Amaro, l'uscita di Calzia sicuro. Buona l'idea di Pastorino per Amaro, che non è riuscito a raggiungere in tempo questo pallone, che possedeva una traiettoria a uscire, forse questo che non gli ha permesso di agganciarlo. Raguseo sulla destra per Gagliardi. Rovella, l'appoggio ancora Gagliardi di prima in area. Buono questo pallone, lo scambio e il tiro di Rovella col destro. Alto sopra la traversa. Non certo l'occasione più gota del match, ma ancora una volta l'Argentina è riuscita ad arrivare sul fondo. Sì, manca un po' di mira, proprio sotto porta. Le occasioni ci sono, già terza o quarta volta che entrano in area. Difficilmente hanno preso lo specchio della porta. Comunque una partita che, come abbiamo detto, sta continuando a senso unico. La Campese forse per sperare di cambiare il canovaccio dovrà andare a riposo sullo 0-0. Allora forse una volta a riposo sulla parità potrà cambiare qualcosa anche a livello di schieramento tattico, però vedo difficile per la Campese portare a casa un punto da Arma d'Italia oggi. Andrea Oliveri lascia l'incombenza a un compagno, forse Marchelli, forse Caviglia. Col sinistro serve sulla destra Amaro, molto propositivo il terzino destro, al centro per Cinardo, ancora Amaro. Buono questo suggerimento in profondità per Oliveri. Oliveri cerca il fondo, contrastato da Fici. Fici però mantiene la posizione, si libera bene l'avversario, serve molto efficacemente Kalipak, che prova a ripartire. Lancio di sinistro leggermente con l'esterno, a buon gioco Marchelli in marcatura su Lamberti. Ancora Campese con Amaro, pallone scaraventato in avanti, attenzione a Felicello, l'ingenuità. Fiorito recupera il pallone, lo difende molto bene dall'aggressione di Cadenazzi, poi tenta una soluzione da lontanissimo che non sortisce alcun effetto. È comunque la prima conclusione della partita della Campese. 22esimo minuto, Fiorito ci ha provato col sinistro da distanza siderale, palla ampiamente fuori a lato. Sì, un tiro diciamo velleitario, ha provato la soluzione dalla distanza, ma molto difficile segnare da quella distanza per giocatori di Serie A, figuriamoci per i giocatori dilettanti. Ci ha provato, è un po' l'unica soluzione offensiva della Campese, però oltre ad avere una mole fisica vedo movimenti piuttosto macchinosi da parte di Fiorito, che ha difficoltà a destreggiarsi tra la difesa dell'Argentina, che non ha quasi rischiato niente in questa prima parte di gara. Giocatore che senza dubbio fa della fisicità la sua dote principale, forse però, come diceva Rossi, forse appesantito, non mobilissimo certo, forse da... In questo dettaglio è da ricercare la sua scarsa vena in questa stagione, dopo i 20 gol dell'anno scorso col Via dell'Acciaio. Moraglia prova a pescare in mezzo Rovella, rilancio lunghissimo, proprio Felicello contro Fiorito, alla meglio il difensore armese che destina su Raguseo. Gagliardi prova a convergere verso il centro, non ha spazio, scarica per Moraglia, ancora all'indietro per Cadenazzi.
Cadenazzi cerca il movimento di Rovella, prova a fare tutto da solo Rovella, viene anche contrastato da un compagno che è Gagliardi, che effettivamente gli ruba lo spazio di manovra. Dunque Argentina costretta a ricominciare tutto dalle retrovie con Raguseo che lancia Calipa, rinvio difettoso, poi prova il tiro al volo Lamberti, una delle sue giocate, il sinistro da fuori acrobatico. Stavolta non gli è andata bene, il pallone è preso di controbalzo, ma quando la parabola del pallone era ormai irrimediabilmente scesa. Cinardo per Oliveri, molto bene da Campese, sulla destra si distende Amaro, cerca Fiorito, di prima ancora per Oliveri. Oliveri ha discreto spazio, spreca questo pallone lanciando sulla sinistra un compagno che invece si era fermato. Prova a ripartire l'Argentina, controllo difettoso da parte di un difensore da Campese che regala la rimessa all'Argentina. Calipa salta in bello stile Oliveri, pallone in mezzo al centro per Gagliardi con l'esterno, la conclusione, la sfera che bacia il palo alla sinistra di Esposito ormai battuto. Occasione più ghiotta del match al 25esimo minuto con Gagliardi, ottimo a prendere il tempo a tutta la difesa. Peccato per quel tocco sporco d'esterno che non è risultato abbastanza calibrato. Sì, tutto bello a meno che la conclusione da quella distanza lì, solitamente si deve buttare il pallone dentro. Bella l'apertura di Calipa, bello l'inserimento di Gagliardi, peccato per la conclusione che ha incrociato sul palo e si è spenta sul fondo. Però l'Argentina si conferma pericolosa anche senza continuità, comunque con qualche fiammata che mette sempre in difficoltà la difesa ospite. Non a caso sono stati i due giovanissimi dell'Argentina in campo a confezionare questa azione. Calipa classe 95, Gagliardi classe 94. Una giornata in cui Lamberti e Rovella non sembrano al top della condizione. Sicuramente molto ben marcati. Attenzione a Ficci, trattenuto per la maglia. L'arbitro fa proseguire l'azione, la norma di vantaggio. Poi però Stamilla viene atterrato, calcio di rigore dunque per l'Argentina. Il fallo è stato commesso probabilmente da Cinardo, logica conseguenza l'ammonizione. In Argentina che proprio su una di quelle fiammate di cui si parlava poc'anzi ha l'occasione di sbloccare il risultato. Vedremo se Lamberti riuscirà a confezionare il suo 20esimo gol in campionato dopo aver sbagliato un rigore nell'ultimo match contro la Rivarolese, un errore indolore, la rincorsa di Lamberti, il classico skip pre-tiro, poi la conclusione a spiazzare Davide Esposito e Lamberti porta in vantaggio l'Argentina. Bomber di razza Lamberti, che sugli schermi di Sport TV abbiamo apprezzato la scorsa settimana anche in qualità di allenatore della scuola calcio rossonera. 20esimo gol in campionato e partita che ora si mette sui binari che tutti noi in un certo modo auspicavamo. Sì, ora cambia radicalmente la partita, la Campese è costretta a scoprirsi, a meno che non voglia tornare da Arma con una sconfitta di misura, dovrà scoprirsi. Finora ha giocato praticamente con un'unica punta e un giocatore in appoggio, però mancano 20 minuti al termine del primo tempo, un gol che comunque arriva presto per la Campese, che vedremo quale decisione adotterà il tecnico, se cambiare se non proprio lo schieramento tattico, almeno l'atteggiamento e spingere per cercare di trovare un, quantomeno se non il gol del pareggio, qualche azione che possa dare fiducia alla sua squadra. Campese che fino a questo punto non era dispiaciuta anche per la personalità nell'uscire in disimpegno elaborato dalla difesa, ma l'avevamo detto, l'Argentina in qualsiasi istante può far male con i suoi top player della categoria. È stato Stamilla questa volta a procurarsi il rigore con grande esperienza, frapponendosi fra difensore e pallone. Difensore che è rovinato addosso al numero 8 Armese, dunque la trasformazione di Lamberti. Argentina per la quale ora potrebbero aprirsi spazi inediti. Intervento da dietro su Lamberti da parte di Marchelli,
che sta francobollando dall'inizio il numero 9 dell'Argentina. Attenzione a Felicello che cerca di farsi giustizia da solo, si accende un parapiglia attorno all'arbitro Angelotti di Spezia. Animi concitati con Davide Esposito fra i più attivi. Felicello viene allontanato. Grande nervosismo in campo. La munizione per Marchelli, che possiamo definire ampiamente meritata. Ora attendiamo che il capannello di giocatori si sciolga. Sul pallone probabilmente lo specialista mancino Cadenazzi, probabilmente non calcerà direttamente in porta, cercherà sul secondo palo probabilmente la corrente Felicello, che continua a battibeccare con Marchelli. L'arbitro intanto si assicura delle condizioni di Paolo Lamberti, si riappacifica con l'avversario Felicello, che ci pare molto nervoso. Probabilmente dal campo ha notato qualche malizia di troppo da parte dei genovesi, ma nel fatto che calcio di punizione da circa 20 metri potrebbe essere un'occasione ghiotta per l'Argentina per rimpinguare il risultato. Sistema con cura la sfera Gagliardi. C'è anche Cadenazzi, che poc'anzi avevamo designato come battitore. Dentro l'area il solo Rovella, con Stamilla in disturbo sulla barriera. Vedremo la soluzione adottata dai giocatori armesi. 29esimo minuto, quasi 30 sul cronometro. La rincorsa di Gagliardi, che prova la battuta diretta in porta col destro. La deviazione con la schiena di Mirko Pastorino. Sarà calcio d'angolo per l'Argentina, con rientrante Paolo Lamberti, che si va a posizionare subito nel cuore dell'area. Batterà questo calcio d'angolo come al solito Fici. Vedremo se questa volta riuscirà a calibrare una parabola più insidiosa e più appetibile per i giocatori in area. E sul secondo palo uno schema, prova il tiro al volo, Calipa da fuori, Stamilla, controllo difficoltoso, l'1-2 però ottimo con Fici, ancora Stamilla, ancora lo scambio con Cadenazzi, che gli ritorna questo pallone però con troppo impeto. Non si perfeziona dunque lo scambio fra Stamilla e Cadenazzi, ma Argentina che sembra poter contare su nuovi spazi con la Campese, che in qualche modo sarà costretta a sbilanciarsi o comunque a mutare atteggiamento. Calipa di testa a cercare Rovella, dato in grande spolvero durante gli ultimi allenamenti. Prova a liberarsi del diretto marcatore, viene fermato efficacemente da Pietro Pastorino. Ma ancora alla rimessa Fici. Sorrione Rovella cerca lo spazio in area, lo scambio ancora con Fici. All'indietro per Calipa col sinistro, il suggerimento sul secondo palo, viene fischiato però un fuorigioco ai danni proprio di Fici. Ritmi che in questa partita non sono mai decollati, ma Argentina che comunque ha fatto buon viso a cattivo gioco, ha cercato di spezzare con dei break fulminei l'azione della Campese, proprio su uno di questi che ha trovato il vantaggio. Stamilla, il controllo a seguire, poi il lob a cercare nell'area Lamberti. Calipa col sinistro, tenta la conclusione da lontanissimo, conclusione che termina sulla parte superiore della rete. Comunque grande personalità da parte di Calipa, che ha queste giocate nel suo repertorio. Sì, ci ha provato, se non sbaglio ha già fatto due gol questa stagione, uno in campionato, uno in Coppa Italia. Oggi è stato scelto tra i titolari, si la sta cavando contro i giocatori che hanno anche 10 anni più di lui. Prova anche il tiro, un buon giocatore, l'anno scorso militava nella Juniors della Pro Imperia, poi è venuto qui all'Argentina, sta trovando spazio, un giocatore interessante in prospettiva futura. Ancora Argentina che manovra con Felicello, che smista per Fici, lungo linea per Calipa, che lascia scorrere, non si avvede però dell'anticipo di Amaro, che prova il lancio lungo. Sfera che è preda di Felicello, che può riaprire il gioco sulla destra per Raguseo.
buono questo scambio con Stavilla, protagonista di un esterno per Gagliardi, troppo lungo, prova a controllare Marchelli, riesce a evitare il ritorno di Gagliardi, difende la rimessa dal fondo di cui si incaricherà Davide Esposito. Partita che fatica ad accendersi, merito senza dubbio della Campese che si sta chiudendo con ordine, nonostante lo svantaggio ha dimostrato comunque di potersi difendere senza andare in affanno, almeno fino a questo momento. Sicuramente rispetto alle altre squadre che abbiamo visto allo Sclavi manca un po' quel potenziale offensivo, quella capacità di ripartire e di far male. Chiaro, non sono tante le squadre che sono riuscite a farlo in questa stagione, ma fra queste sicuramente una delle più spuntate, delle meno efficaci è stata proprio la Campese fino adesso. Sì, una squadra quadrata, ma manca qualcosa sicuramente davanti, non sono, diciamo, deboli come squadra, perché comunque stanno tenendo bene il campo, però dal centrocampo in su faticano parecchio. L'attaccante è sempre solo, nonostante lo svantaggio, non hanno cambiato il modulo di gioco, l'atteggiamento, quindi dietro stanno tenendo, approfittando anche di alcune conclusioni dei giocatori dell'Argentina che sono finite ampiamente a lato, quindi nella scarsa vena realizzativa. Però ciò che manca è proprio l'attacco, la fase offensiva che evidenzia molti problemi da parte di una squadra che comunque non ha fatto una magra figura, però evidenzia i problemi che abbiamo detto. Scorgendo la distinta, notiamo che rispetto a molte altre squadre del campionato la Campese presenta i suoi under prevalentemente nel settore difensivo. Ecco, questo è un dato che potrebbe spiegare qualche critica che abbiamo mosso, per esempio la poca verve offensiva. Sono squadre che abbiamo visto precedentemente, come la Voltrese e la Renzano, certo di altro calibro, ma che in attacco invece schierano fior di 94 come balla, tanto per fare un nome. Invece Campese che si affida al solo Fiorito, Cristian Fiorito, per quello che possiamo definire un 4-4-1-1, quello disegnato da Alberto Esposito con Mirko Pastorino a sostegno dell'unica punta. Per il resto poca fantasia, direi, soprattutto sulle fasce, poca verve, poca capacità di incidere. Sì, manca questo, forse come hai detto, mancando i giovani in fase offensiva manca un po' di imprevedibilità, di velocità, soprattutto la velocità che credo che manchi questa Campese in attacco, perché come abbiamo detto si gioca una punta con un rifinitore in appoggio, ma una manovra molto compassata, molto macchinosa. Purtroppo le soluzioni, come in questo caso su calcio piazzato, perché su azioni manovrate hanno provato comunque a giocarsela, però la differenza si nota soprattutto in fase offensiva, dove i quattro difensori dell'Argentina hanno sempre avuto la meglio su Fiorito. Vediamo la punizione battuta molto tesa sul primo palo in area da Pastorino, con Amaro che è riuscito a colpire ma non a imprimere la direzione giusta al pallone. L'Argentina che prova a ripartire, buono l'anticipo di Caviglia che riesce anche a servire sulla sinistra Cinardo, contrastato fallosamente da Stamilla, solito mastino anche in fase difensiva. Sicuramente uno dei giocatori esempio, dei giocatori modello per i giovani dell'Argentina. Chiaramente in fase offensiva la Campese manca Spinelli, che come hai detto tu Gerson ha lasciato la squadra da poco, un giocatore che ha conosciuto la Serie B, se non sbaglio anche segnato in Serie B, che è una categoria come la promozione, non dico può fare la differenza, ma comunque può farsi sentire a qualsiasi età un giocatore come Spinelli, che avrebbe sicuramente fatto comodo una partita come oggi alla Campese, se non al posto di Fiorito, comunque arrivato dopo anche in appoggio, un attaccante delle sue caratteristiche, sarebbe stato utile. Chiaramente schierando difensori soprattutto in fase difensiva manca un po' di personalità, e forse i risultati poco convincenti in trasferta, 3 punti su 8 partite, sono anche il frutto di questa scarsa personalità che comunque ai giovani logicamente manca rispetto ai giocatori più anziani, come possono essere nell'Argentina Felicello o Cadenazzi, che assicurano un'altra esperienza, un'altra personalità. È una scelta quella della Campese che almeno dal punto di vista tecnico si può spiegare con la minore mobilità di Fiorito, certo in mezzo all'area, proprio la capacità forse di trovare il gol in queste situazioni. Prova la conclusione intanto Mirko Pastorino,
che svirgola con il collo esterno destro. Un'occasione ghiotta, diciamo un gol sbagliato, perché da quella posizione al midollo della porta si deve inquadrare, l'ha presa male d'esterno destro, ha tirato a lato, però un brivido per l'Argentina che ha concesso al 38esimo minuto di gioco la prima vera occasione della partita agli ospiti, che comunque hanno sfiorato il pareggio. E dicevamo, per completare il ragionamento, che la scelta di Fiorito, giocatore più di posizione, più fisico, più abile nel gioco aereo rispetto a Simone Spinelli, che forse era un giocatore un po' più fantasioso, un po' più mobile al centro dell'attacco, può spiegarsi proprio con una precisa scelta da parte dello staff tecnico, dell'allenatore, di giocarsi le residue chance di salvezza con un giocatore capace di tenere il peso offensivo da solo. Una scelta che chiaramente va nella direzione della ricerca molto spesso del pareggio, magari dello 0-0, come in una partita difficile come quella dell'Argentina. Vedremo se riuscirà se pagherà questa mossa operata dalla dirigenza genovese. Un attaccante che forse poteva andare bene qualche anno fa, quando c'erano ancora i campi in terra, campi pesanti in inverno, avrebbe fatto la differenza, un giocatore di questa stazza su certi campi. Oggi, tra campi in sintetico, campi in erba, si è un po' livellato l'aspetto fisico anche nella stagione invernale. I campi dell'entroterra genovese e savonese si gioca spesso sul sintetico, quindi l'aspetto fisico, l'importanza dell'aspetto fisico è venuto un po' a mancare, quindi chiaramente era una scelta tattica di puntare su un giocatore delle caratteristiche di Fiorito. Vedremo se a fine anno avrà avuto ragione l'allenatore di scegliere questo tipo di giocatore per guidare l'attacco della Campese. Il rilancio, poi Mirko Pastorino che pesca ancora Fiorito sul filo del fuorigioco, scatta ancora oltre il numero 9 della Campese, che sembra negli ultimi minuti venir cercato più da questi palloni filtranti rasoterra più che con palle alte. Vedremo se sarà una soluzione utile a perforare la difesa argentina. Intanto la Campese costretta a difendersi, ma riparte molto bene sulla destra con Amaro. Sì, nelle palle alte chiaramente si può far valere la sua mole fisica. Comunque vediamo sempre solo un giocatore contro due, tre, quattro difensori avversari. Forse i palloni filtranti può creare l'effetto sorpresa, mentre giocare le palle alte sì, lo aiuta dal punto di vista fisico, ma è sempre chiuso dalla difesa dell'Argentina. Calipa, Stamilla, prova il lancio lungo Moraglia di prima intenzione, viene murato e allora ricomincia dalla destra con Raguseo. Avanza ad ampie falcate il numero 2 dell'Argentina per Gagliardi, che viene anticipato molto bene però da Merlo. 5 minuti al termine del primo tempo, risultato di Argentina 1, Campese 0. Lamberti ci prova con il tacco, giocata di Fino che però non trova pronti i compagni di reparto. Fici al centro per Rovella, prova a far scorrere questo pallone per Lamberti, che però si trovava molto più indietro. Allora Merlo col sinistro prova a pescare Mirko Pastorino, soluzione completamente errata. Calzia allora scarica per Felicello. Moraglia prova a pescare Lamberti, controllato da Amaro, che si libera con un elegante sombrero. Poi l'anticipo però di Fici, che prova subito la ripartenza sulla sinistra, viene atterrato da Marco Oliveri, classe 95, forse uno dei più attivi in questo primo tempo. Dicevamo però quello che manca, forse un po' di fantasia, un po' di rapidità. Giocatore sicuramente molto, molto quadrato. Gagliardi sistema con cura la sfera. Mirko Pastorino sembra essere l'unico uomo in barriera. Pensavo fosse imbalzato. Davide Esposito comanda le marcature ai suoi. Il pallone teso in mezzo sul secondo palo a cercare Lamberti. Ancora l'uscita non perfetta di Esposito. Poi il tiro di Stamilla che finisce ben oltre le reti di recinzione del campo. Un tiro che evidenzia la giornata non particolarmente ispirata da parte dell'Argentina, soprattutto in fase offensiva. E il risultato, che finché rimane sull'1-0,
può riservare sempre qualche sorpresa, l'abbiamo visto in tante occasioni, non ultima, tanto per fare un esempio di calcio di alto livello, quel match del Chelsea col QPR perso proprio all'80esimo su un'azione di contropiede. Sì, manca un po' l'ultima conclusione dell'Argentina in fase realizzativa, sì, oggi peccano un po', fanno tutto bene fino al limite dell'area, poi le conclusioni sono state quasi tutte ampiamente fuori misura, se facciamo eccezione per il palo di Gagliardi, ancora un'occasione per l'Argentina, difesa lontana. Sì, una Campese che da qualche minuto non riesce più a ripartire. Cadenazzi scivola nel momento dell'effettuazione del lancio. Gagliardi però è abilissimo a liberarsi, libera sulla destra anche Stamilla, poi l'appoggio di testa comodissimo in rete sul secondo palo di Lamberti, doppietta per il numero 9 armese, 21esimo gol in campionato. Bastano le cifre anche perché gli aggettivi ormai sono finiti per Paolo Lamberti, che mette in cassaforte, mette in ghiaccio il risultato 2-0 proprio pochi istanti prima del duplice fischio dell'intervallo. Argentina che blinda i tre punti. Molto bella questa azione che si è sviluppata su intuizione di Stamilla e sul tempismo di Lamberti, che come al solito sull'ultimo passaggio si è fatto trovare pronto come un avvoltoio, in grande scioltezza, con grande coordinazione è riuscito a mettere dentro con un colpo di testa, a dire il vero, non particolarmente contrastato dalla difesa della Campese. No, era solo sul secondo palo, non ha avuto problemi a depositare di testa, un assist comunque perfetto. Ora per la Campese si fa veramente difficile recuperare uno svantaggio di due reti in trasferta contro la capolista. Cercheranno di uscire almeno con l'onore delle armi, credo, perché riaprire la partita sarebbe difficile per qualsiasi squadra, figuriamoci per una Campese che è venuta qua per difendersi a oltranza, ora recuperare due reti contro un'Argentina che sta giocando sul veluto in questo momento sarà veramente difficile, pur riconoscendo che comunque la prima mezz'ora non era stata forse l'Argentina brillante che avevamo visto in altre occasioni, ma è riuscita comunque a rifilare due reti a questa squadra e partita forse virtualmente chiusa, possiamo dire. Vedremo se Rovella ci confermerà questa impressione, non riesce ad avventarsi su questo pallone in tempo. Calipa continua a lottare, viene aiutato anche da Moraglia, poi costretto Pietro Pastorino ad allungarsi troppo questo pallone. Reclama il fallo, ma l'arbitro non è di questo avviso. Moraglia che riparte, Argentina che accelera in questo finale di primo tempo. Raguseo sulla destra, sale palla al piede Raguseo, carica il cross, teso al centro, buca la difesa della Campese ma non ci arriva nessun giocatore dell'Argentina, poi Calipa contrasta Cinardo ma l'arbitro decide per il duplice fischio che sancisce la fine di questo primo tempo fra Argentina e Campese, il risultato di 2-0, appuntamento fra pochi istanti per la ripresa, Lamberti protagonista assoluto della prima frazione. Si riprende dal 2-0 del primo tempo a favore dell'Argentina con la Campese che dovrà trovare nuove soluzioni. Vedremo se il tecnico Alberto Esposito riuscirà a pescare il jolly dalla panchina. Intanto Campese che prova a manovrare Fiorito, smista per Pastorino che prova da distanza siderale a ingannare Calzia, blocca il tiro. Prima conclusione subito a freddo da parte del capitano della formazione genovese. Vedremo con quale spirito sarà tornata in campo l'Argentina con Raguseo. Serve al centro Moraglia che apre sulla destra per Stamilla. Prova a pescare di prima intenzione Gagliardi che viene anticipato dal portiere, ma c'è anche la posizione di offside avvisata dal guardaline il signor Costantino di Albenga. Ricordiamo che l'altro assistente è di Gangi, ancora di Albenga. Si è entrato il numero 17 tra le file della Campese, cerchiamo di capire chi ha preso il posto. Davide Oliveri, Davide Oliveri, classe 94, vediamo di chi avrà preso il posto. Probabilmente andiamo a vedere se è il numero 3 a mancare nello schieramento, adesso poi verificheremo al termine di questa azione. Il cross in mezzo di Stamilla a cercare Rovella postato sul secondo palo, Gagliardi si destreggia molto bene nel cuore dell'area, poi però viene anticipato, riparte la Campese, almeno prova a farlo sul settore di sinistra.
Ragusio però è attento e vigile, interrompe la manovra degli ospiti e fa ripartire quella dei padroni di casa. Pallone che rapidamente si è spostato sul settore di sinistra. Moraglia di prima per Lamberti, l'aggancio problematico, palla che finalmente viene messa a terra, ancora sulla destra per Raguseo. Stamilla defilato sulla destra, prova ancora a ripescare Raguseo che però viene anticipato. Ritmi vivaci in questo di partita, ci facevano notare con una certa ironia qui vicino alla cronaca postazione che al primo minuto avremmo detto che la partita sarebbe stata ancora lunga per la Campese. Non ci eravamo sbagliati, effettivamente. Questo secondo tempo, attenzione, Fiorito si lamenta con l'assistente, strada spianata dalla scivolata di Felice, lo dicevamo. Vedremo se questo secondo tempo si trasformerà in un calvario per la Campese o se riuscirà comunque a rimettersi in carreggiata. Argentina che però non sembra essere tornata in campo arrendevole. Sicuramente la concentrazione non è quella delle sfide migliori, ma il 2-0 è un ampio margine che consente anche qualche preziosismo, qualche disattenzione di troppo. Tanto il fallo di Moraglia su Mirko Pastorino, si accinge a battere questo calcio di punizione amaro sul settore di destra, corto per Cinardo. Cinardo contro due, prova a far filtrare questo pallone, riparte l'Argentina rapidamente. Stamilla imbecca Gagliardi sulla destra, pallone che però è troppo largo, Gagliardi prova a rimetterlo al centro, ancora Stamilla che è venuto a rimorchio, viene però murato dalla difesa, ne ha fatti specie da Andrea Oliveri. Continui ribaltamenti di fronte in questa prima parte del match. Lo dico. Mirko Pastorino, pressato da Moraglia, riesce a liberarsene. Da solo Pastorino contro due, costretto a inventarsi un dribbling al limite dell'impossibile. Perde infatti palla, poi interviene il neoentrato Davide Oliveri che cerca di alimentare l'azione, però il suo colpo di testa è fuori misura. Ora approfittiamo del pallone che è uscito dal campo nei pressi dell'ingresso degli spogliatoi per ricordare che con uno striscione la società ricorda la scomparsa di Gianni Natta, storico segretario della società, è venuto a mancare proprio poco fa. Felicello con troppa leggerezza per Stamilla che comunque se la cava. Gagliardi prova ancora a pescare in profondità Stamilla, viene contrastato efficacemente da Cinardo. Minuti di gioco nel corso di questo secondo tempo sono 4 e mezzo. Felicello con uno scavetto serve Raguseo, poi ancora un pallone toccato di fino, questa volta però non raggiunge il destinatario che era Paolo Lamberti. Gagliardi opera un pressing efficace, riconquista palla sempre sull'out laterale. Lancio lungo a Campanile a cercare ancora Fiorito, impegnato in una rincorsa a contrastare Cadenazzi. Pallone insidioso per Calzia che si destreggia bene con i piedi, serve ancora Cadenazzi, poi Moraglia che gode di ampia libertà a centrocampo, la sua apertura sulla sinistra per Calipa. Fici, tambureggiante l'Argentina con Lamberti che serve ancora Calipa nei pressi della bandierina, il corner, il cross in mezzo è costretto Davide Esposito a toccare oltre la traversa con l'aiuto di un compagno che aveva chiuso in diagonale, dunque calcio d'angolo a favore dell'Argentina, il primo della ripresa. Si incarica della battuta, se non andiamo errati, Gagliardi. Calcio di punizione che verrà battuto da un angolo non particolarmente visibile dalla postazione cronaca. Grande ammucchiata in aria, il solito movimento delle torri, la spizzata di Rovella. Felicello buca l'intervento, poi ci prova Stamilla col sinistro, colpisce con la tibia probabilmente, non riuscendo a imprimere né forza né direzione a questo pallone. Comunque prima conclusione, anche se non nello specchio della porta, da parte dell'Argentina, al 6° minuto di questa ripresa.
Sì, partita che ha perso un po' di mordenti, questo via di secondo tempo, l'Argentina può gestire con relativa tranquillità un doppio vantaggio, la Campese fa fatica a proporsi in fase offensiva, quindi un secondo tempo che credo si preannunci lungo, perché vedo molta difficoltà della Campese per creare azioni interessanti. L'Argentina ormai cerca di giocare sul velluto con scambi senza pressare troppo il tempo, l'avversario. Argentina che sulla sinistra prova ancora a distendersi con Fici, viene però anticipato dalla difesa della Campese, poi intervento a gamba tesa di Calipa sull'avversario. C'è ancora un cambio, il secondo per la Campese, deciso da Alberto Esposito. Entrerà in campo Codreanu col numero 16 a lasciargli il campo, uno dei più positivi secondo me a centrocampo, un giocatore che è riuscito ad abbinare una discreta qualità a molta quantità, ovvero Cinardo. Vedremo se andrà a occupare la stessa posizione del numero 8, sembra proprio di sì. Vedremo se riuscirà a dare qualcosina in più a livello offensivo. Fiorito prova a spizzare, libera però Felicello senza andare per il sottile. Intanto la pioggia sembra cominciare ad aumentare di intensità. Rilancio lungo di Esposito, ha domesticato molto bene da Calipa con questo tocco di prima, poi Lamberti cerca di girare al volo col sinistro per Rovella, l'anticipo però dei difensori della Campese che appoggiano al portiere. Nulla di fatto dunque, rinvio preda ancora dell'Argentina, Campese senza idee, Gagliardi sulla destra, ha spazio per il cross, prova a effettuarlo in mezzo, è arretrato, Lamberti con il tacco prova a servire Rovella. Difesa Campese ancora in affanno, nonostante vi fosse tutto il tempo per addomesticare questo pallone, magari disimpegnarsi in maniera più ordinata. Lancio lungo, Marchelli libera, prova a perfezionare il disimpegno il neoentrato Codreanu, poi ancora l'Argentina che prova a ripartire. Gioco spezzettato, Codreanu cambia gioco sulla destra, anticipato ancora. Poi Oliveri, lo scambio con Fiorito, attenzione al numero 7 della Campese, alleggerisce all'indietro, cerca il sostegno di Mirko Pastorino, poi la sberla che viene ribattuta dalla schiena di Felicello. Argentina che dunque prova a ripartire con Stamilla, Raguseo, Felicello, per via orizzontali l'Argentina con Felicello che qui rischia, allungandosi troppo questo pallone, interviene poi sull'attaccante della Campese, Felicello ancora a terra, c'è grande animazione, grande discussione attorno all'arbitro che sta per estrarre il cartellino giallo. Cartellino giallo dunque per Felicello. Calcio di punizione che verrà battuto, ci sembra di vedere da Fiorito. Effettivamente un po' di discussione qui in postazione cronaca, perché ci sembrava che fosse stato Felicello il primo ammonito del match, invece a quanto pare sembra essere stato Raguseo il destinatario del primo cartellino giallo. Dunque Argentina che prosegue in 11. Parte Fiorito, la rincorsa lunghissima, la botta col sinistro sulla barriera. Fici prova a allungarsi questo pallone, Fici ancora questo scatto in avanti, denota grande freschezza atletica, poi Fici protesta, qualche parola di troppo nei confronti dell'arbitro che si dirige verso lo stesso giocatore e commina il cartellino giallo. Peraltro Fici in diffida salterà la partita di domenica prossima in programma a Pian di Poma, il derby con la Carlin Boys, quest'oggi impegnata contro l'Arenzano. Peraltro stiamo ascoltando le notizie che giungono dagli altri campi, pare che il Cogoleto stia perdendo in casa con la Luanesi, dunque Argentina virtualmente a più 14, se già 11 punti di vantaggio ci sembravano un'enormità, 14 veramente scrivono la parola fine a caratteri cubitali sul campionato. Campese che prova comunque indomita a risalire il campo con Codreanu,
Codreanu un gioco di gambe, il cross in mezzo col sinistro, l'uscita sicura di Calzia sul primo palo. A bloccare la sfera proprio all'altezza dei piedi. Intervento non certo difficile, ma... Potete segnare, sono arrivata, Argentina! Che dimostra l'attenzione dell'estremo difensore chiamato oggi a sostituire il titolare d'Ercole. Moraglia. Lamberti prova a liberarsi dalla morsa di Marchelli, che lo sta francobollando, l'abbiamo già ripetuto più volte dal primo minuto del primo tempo. Una lotta fisicamente molto interessante. Ragusè, una marcatura vecchio stile. Stamilla. Raguseo. Non ci arriva Rovella. A buon gioco la Campese, Codreanu. Bello questo scambio con Fiorito. Ancora Codreanu, che comunque ha dato brio alla manovra. Col sinistro Codreanu ancora a cercare Fiorito. Poi Raguseo decide di non rischiare nulla. Deposita il pallone in calcio d'angolo. Probabilmente avrebbe potuto fare qualche cosa di meglio, ma per un difensore non rischiare è essenziale. Allora, scelta che possiamo battezzare anche come giusta e come utile soprattutto. Calcio d'angolo in mezzo all'area, prova a svettare Marchelli sul primo palo, salva sulla linea Cadenazzi. Argentina che può ripartire con Gagliardi da solo sulla destra, ha provato a pescare al centro Rovella, ma il pallone è troppo lungo e troppo esterno. Felicello che suona la carica. Chiaramente non soddisfatto dalla piega che stanno prendendo gli ultimi minuti di match. Con una Campese e Maidoma che, soprattutto con l'ingresso di Codreanu, sta creando parecchi problemi all'Argentina, soprattutto negli spazi fra le linee. Codreanu che ha preso il posto comunque di un altro giocatore che, lo ricordiamo, ha giocato una partita molto positiva, Cinardo. Ora gioco fermo per consentire le cure a Raguseo, dicevamo... con Mattia Rossi, 14 punti di vantaggio sul Cogoleto se venisse confermata la vittoria in trasferta della Luanesi. Sono veramente un bottino che può mettere la parola fine definitivamente al campionato. Sì, la matematica non c'è, ma se prima di oggi le possibilità di vedere l'Argentina prima alla fine dell'anno erano al 98%, oggi credo che saldranno al 99%, 14 punti con una quindicina di partite da giocare. Recuperare un simile svantaggio per le seguitrici è credo quasi impossibile, perché comunque non hanno neppure un ritmo lineare, avanzano a vittorie, sconfitte, quindi dovrebbero credo vincerle tutte di qua a fine anno. L'Argentina a perdere qualche punto per strada, cosa alquanto improbabile visto come è stato disputato il girone di andata. Ormai l'Argentina penso che avrà la possibilità nelle altre partite del girone di ritorno, in tutto il girone, perché siamo solo all'inizio, di far rifiatare i giocatori, di mettere in mostra alcuni giovani. Abbiamo oggi un 96 in panchina, 2-3-95, 2-94, probabilmente troveranno spazio anche oggi. E quindi l'obiettivo dell'avversario dell'Argentina, forse almeno qui Arma, sarà tornare a casa con un pareggio, che sarebbe un risultato di prestigio, pur non essendo una vittoria. Però visto le 9 vittorie, perché consideriamo ancora di oggi, sono 9 partite, tornare d'Arma con un pareggio di qua a fine stagione sarà come una vittoria per le future avversari dei rossoneri. E se Mattia Rossi si sbilancia spostando le possibilità di vittoria dell'Argentina dal 98 al 99%, entra di diritto nella classifica dei più scaramantici, alle spalle del solo Valentino Papa. Ovviamente scherzi a parte, Argentina che deve ancora condurre in porto questa partita, manca una mezz'ora, mai dire mai. Codreanu apre sulla destra per Amaro, c'è lo spazio davanti a lui, prova a caricare il destro, la conclusione e la palla in rete. L'avevamo appena detto, non abbassare la guardia, Pietro Pastorino ha trovato la conclusione della domenica dai 25 metri con l'esterno, collo destro, imparabile per Calzia che comunque si era disteso sul palo. Campese che accorcia le distanze quando siamo giunti al 61esimo minuto, la conclusione di Pietro Pastorino. Sì, si riaprono i giochi comunque, un bel tiro, un gran gol ha fatto sicuramente, una delle la conclusione più bella della giornata, ha trovato la rete con una bella conclusione. Negli ultimi 5 minuti dopo il cambio che ha portato Codreanu in campo, la Campese si era fatta più vivace, si era un po' vivacizzata la manovra e ha trovato questo gol che forse possiamo anche dire meritato, perché ha sfiorato pochi minuti fa la rete con il salvataggio sulla linea di Cadenazzi. Adesso l'Argentina dovrà nuovamente farsi pericolosi in avanti per ristabilire le distanze. Nonostante il 2-1, credo che comunque l'ago della bilancia rimanga sempre dalla parte dell'Argentina, che in contropiede avrà la possibilità per
per pungere ancora. Comunque in difesa dovrà stare attento a una Campese che potrebbe più che altro ritrovare fiducia e con qualche tiro dalla distanza, come in questo caso, mettere ancora in difficoltà la difesa avversaria. Intanto si accendono i fari dello Sclavi, ma si accende anche la partita che forse troppo presto avevamo dato per chiusa sul 2-0. Anche l'inizio del secondo tempo non aveva lasciato presagire certo una riapertura della situazione. Ci riprova subito l'Argentina con Rovella in profondità. C'è anche un precedente che fa sperare gli ospiti, ovvero il pareggio dell'andata, finì proprio 2-2. Moraglia, Raguseo, ancora Moraglia per Stamilla, ottima la triangolazione, Stamilla a campo davanti a sé, prova a farsi vedere sulla destra Gagliardi, pallone troppo lungo, se ne discute puntualmente ogni fine partita con Mister Papa del pericolo che corre l'Argentina di poter staccare la spina dopo tanti risultati positivi, dopo tante sfide al vertice vinte, a volte anche stravinte. Forse quello che è successo oggi dopo la fine del primo tempo con la Campese, che adesso è di nuovo a distanza non più di sicurezza. Codreanu, Oliveri, prova a liberarsi i due avversari, viene contrastato irregolarmente, calcio di punizione proprio nel cerchio centrocampo con Stamilla che si lamenta, deve fare attenzione perché già un suo compagno di squadra, Fici, ha subito l'ammonizione per proteste. Ancora Codreanu, ottimo il suo gioco di gambe, Fiorito attende l'inserimento ancora di Codreanu, poi ancora Fiorito, il contrasto di Gagliardi su Fiorito, calcio di punizione a favore della Campese, occasione che potrebbe anche rivelarsi interessante per una squadra che sicuramente non è capace di costruire grandi moli di gioco. Allora la palla ferma diventa un rifugio sicuro. Si è allontanato Fiorito sul punto di battuta, Mirko Pastorino col destro, è proprio il maggiore indiziato, il numero 9 Fiorito, come destinatario di questo pallone che spioverà al centro dell'area. La rincorsa di Mirko Pastorino, la palla in mezzo, prova a svettare Marchelli, attenzione però c'è libero Oliveri, viene murato con la schiena da Fici. Brivido per l'Argentina che prova a ripartire sulla sinistra con Lamberti, ma domestica questo pallone nei pressi della linea laterale, non riesce però a tenerlo in campo. Campese che sta prendendo coraggio, Fiorito non riesce a difendere palla dall'aggressione di Moraglia, poi sulla destra c'è però una posizione di offside che viene segnalata, protagonista Marco Oliveri sulla destra che si è riattivato proprio in coincidenza del gol che ha riaperto la sfida. Nel primo tempo eravamo stati abbastanza critici relativamente alla fantasia, alla poca mobilità degli esterni della Campese. In questa ripresa, soprattutto complice l'ingresso di Codreanu, una verve offensiva ritrovata. Tanto anche Papa procede al primo cambio, entra un giovanissimo Lanteri, classe 96, al posto di Calipa. Dunque Mister Papa che non si affida certo all'esperienza per gestire questa parte finale del match, ma un ragazzo che ha già dimostrato ampie qualità. Vediamo l'ingresso di Lanteri, che è 96, storia giovanile dell'Argentina, che al debutto in prima squadra. Papa lo lancia in questa partita ancora in dubbio, vuol dire che ha molta fiducia in questo giocatore. Chissà, potrebbe anche essere la sorpresa di questa partita. Sì, subito provato il suggerimento Gagliardi proprio per Lanteri sul secondo palo, anticipato da Amaro, poi il fallo su Stamilla, dunque calcio di punizione battuto rapidamente. Proprio Lanteri che entra in area, riesce a andare alla conclusione, ma scheggia la traversa, la sfera che non è stata deviata dal portiere Davide Esposito. Subito occasionissima per il neoentrato Lanteri, 65esimo minuto. Era stato Prevosto ad andare alla conclusione. Ancora Prevosto, molto attivo,
appena entrato in campo, si è fatto subito vedere, soprattutto sul secondo palo, creando grossi grattacapi alle spalle dei difensori della Campese. Ci scusiamo per qualche errore nel riconoscimento dei giocatori, ma con l'accensione dei fari è complice anche una vista non più all'altezza degli anni migliori. Difficile distinguere il numero 16 dal numero 18. Ancora Prevosto, stavolta per Lanteri. Prova a aprire sulla sinistra, molto bene per Gagliardi, che ha spazio davanti a sé. Un'occhiata in aria, poi il sinistro morbido in mezzo, salta vuoto Rovella. Ancora allontanato questo pallone, Lanteri di testa. Ancora per Lamberti, che con l'esterno imbecca splendidamente Stamilla. Argentina che in questa fase riesce a coniugare accademia a efficacia. Poi Lanteri che conquista la rimessa laterale, sostenuto dal pubblico. Ovviamente uno dei giovani su cui potrà costruirsi l'Argentina del futuro. Aumenta l'intensità della pioggia, comunque campo che si presenta ancora in buone condizioni. Calcio di punizione che verrà battuto da Stamilla. Sistema pallone sul punto di battuta. Sempre due uomini in barriera per la Campese. Si tratta di Mirko Pastorino e Davide Oliveri. La mucchiata in aria, i blocchi effettuati da Felicello, da Rovella. Vedremo per l'inserimento di Chi sul secondo palo. Allontana la difesa della Campese. Lamberti all'indietro. Prova ancora l'apertura di prima, splendida per Stamilla, che prova il controllo a seguire. Prova anche il sombrero su Amaro, che però interviene in maniera corretta e utile. Messa laterale che ci sembra sia stata accordata a favore dell'Argentina. Vediamo che l'arbitro si avvicina e, come avevamo intuito in precedenza, Stamilla finisce probabilmente sul taccuino dei cattivi, quindi ammonizione per Stamilla per proteste. Secondo giocatore ammonito per proteste negli ultimi 10 minuti, sintomo forse anche di una condizione psicologica non più ottimale. Forse l'Argentina, in maniera anche inconscia, ha un po' staccato la spina. Il gol della Campese però deve far risuonare qualche allarme in casa rossonera. Lanteri anticipato, Campese che cerca di uscire palla al piede dalla propria metà campo. Si batte Pastorino, concede la rimessa laterale all'Argentina con Raguseo. Si prepara il solito traversone, poi preferisce l'appoggio corto per Prevosto. Prevosto il numero, esce bene in mezzo a due avversari, poi Lamberti cerca lo scambio di prima, non riesce a servire ancora Prevosto. Pallone che viene spazzato via. Lanteri sulla sinistra, Fici, pesca Rovella. Rovella tratta il pallone con la suola, poi però perde il possesso. Argentina troppo laboriosa con la palla ai piedi in questa fase. Pastorino si destreggia bene in mezzo a due, serve sulla destra Oliveri per la corrente. Ne è entrato Codriano, che però non è riuscito a ricevere il passaggio di ritorno. 20 minuti al termine, Argentina 2, Campese 1. La doppietta di Lamberti nel primo tempo ha accorciato le distanze, poi con un euro gol Pietro Pastorino. Ora è Mirko Pastorino che lavora questo pallone, prova a aprirlo verso il centro, ma Stamilla è attento e ben appostato, prova a far ripartire i suoi. Prevosto, il contrasto vincente su Amaro, converge verso il centro Prevosto, ampie falcate, serve sulla destra Raguseo, ha lo spazio per crossare, troppo lungo però sul secondo palo, occasione che sfuma per l'Argentina. Poteva essere il 3-1 che avrebbe chiuso definitivamente, qui possiamo dirlo perché i minuti alla fine continuano a diminuire. Invece Campese che resta in partita, ribaltando ogni pronostico e ribaltando anche l'inerzia di quel primo tempo che l'aveva vista soccombe per 2-0 con prospettive non certo rose.
Sì, manca una ventina di minuti dalla fine, la Campese è ancora in partita, no? Non ci saremmo aspettati a fine primo tempo dopo la rete del 2-0 di Lamberti, invece il 2-1 ha riaperto provvisoriamente i giochi, anche se dopo quella rete la Campese non si è più riaffacciata dalle parti di Calzia, l'Argentina ha ripreso in mano il pallino del gioco, i due ingressi sono risultati positivi nei primi palloni toccati, per i vostri riporta un po' di vivacità in attacco, l'Argentina sta riprendendo quel pallino del gioco che gli era sfuggito di mano in occasione del 2-1 e dell'occasione precedente che aveva avuto la Campese. Campese che ci prova ancora con Codreanu. Fiorito sulla sinistra difende dall'aggressione di Stamilla. Fiorito prova a mettere questo pallone in mezzo, nessun problema, però ottimo il contrasto di Stamilla. Tra l'altro i due si conoscono bene, grandi abbracci all'inizio del secondo tempo e anche un 5. Impressionante il divario fisico fra i due, però Stamilla è stato abilissimo a portare sul fondo Fiorito. Gagliardi, Raguseo sulla destra per Stamilla, ancora per Raguseo, per Gagliardi, Stamilla, passaggio morbido al centro per Lanteri che non può far altro che scarantare questo pallone, batti e ribatti, aumenta ancora l'intensità delle precipitazioni qui sullo Sclavi, Lanteri, anticipato Lanteri, commette fallo poi sull'altro neoentrato Codreanu, che veramente ha dato una marcia in più alla formazione di Alberto Esposito. Calcio di punizione di cui si incaricherà Amaro, corto per Mirko Pastorino, lavora palla Pastorino, attende troppo però per servire i compagni, allora può partire Prevosto sulla destra, ampie falcate, grande velocità, si allarga troppo forse, viene contrastato bene da Amaro, mantiene il possesso Prevosto, ancora il servizio per Stamilla quasi sul fondo, ancora palla in mezzo, la respinta del portiere e poi allontana con questo campanile la difesa della Campese. Argentina che dà l'impressione di sprecare un po' troppo in questa fase, anche se la Campese non è certo squadra di primo livello. Sul 2-1 c'è sempre il rischio che da un pallonaccio scaraventato in avanti possa scaturire poi il gol della beffa. Sì, manca sempre qualcosa sotto porta in fase realizzativa per chiudere definitivamente questa gara, che avevamo detto che sembrava chiusa a fine primo tempo, c'è la Campese, l'ha riaperta con un gran gol. L'ingresso di Prevosto ha portato qualcosa in più in attacco, qualche soluzione in più, un po' di inventiva e di velocità, però manca ancora questo gol che metterebbe veramente al sicuro una vittoria anche logica, visto quello che si è potuto osservare oggi qui allo Sclavi. E Campese che comunque dà l'impressione di crederci, soprattutto trascinata dalle giocate di Pastorino, il capitano numero 10 della Campese, che sta portando sulle sue spalle tutto il peso della costruzione offensiva della squadra genovese. Codreanu, Amaro, ancora Codreanu, però c'è l'anticipo di Gagliardi che prova a ripartire, palla al piede, ottima la sua giocata, poi la difesa della Campese però si chiude a riccio attorno a Lamberti. E Campese che ancora prova a ripartire, palla al piede sulla sinistra, pallone difficile per Merlo che però riesce a domesticarlo, è il neoentrato Davide Oliveri che scarica l'indietro per Codreanu. Codreanu pensa al tiro, cambia idea, fa ancora correre questo pallone, palla che scorre bene da sinistra a destra. Pietro Pastorino l'autore del gol, azione però che poi si perde sull'out di destra. Troppo leziosi i giocatori della Campese in questa occasione, poco abituati forse alla costruzione del gioco e in affanno contro una squadra rosso-nera molto organizzata. Stamilla, vediamo se ci sarà verticalizzazione fulminea di Prevosto che cerca proprio Lamberti sul secondo palo, l'anticipo della difesa che esce bene nonostante qualche affanno. Oliveri, Amaro, rilancio lungo a cercare Fiorito che però stava venendo incontro alla palla sull'altro settore. Lancio lungo ancora a cercare Fiorito, questa volta alle spalle di Felicello che però poi viene aiutato dalla diagonale di Raguseo che in questa occasione è stato infallibile e indispensabile per interrompere l'azione della Campese che sembrava essere particolarmente pericolosa. Si lamenta Mister Papa
con i suoi, forse alla base di questo secondo tempo non particolarmente brillante, un calo di concentrazione che sicuramente non andrà giù il mister dell'Argentina. Particolarmente in ombra il duo offensivo, certo Lamberti è riuscito comunque a mettere a segno una doppietta. Il fallo di Felicello ai danni di Mirko Pastorino, si scalda anche la tribuna qui al nostro fianco, ma il calcio di punizione sarà a favore della Campese. Vedremo se sarà Fiorito a tentare la soluzione da lontano col suo sinistro, che ha già dimostrato di poter esplodere con grande potenza. Sì, prima ha provato dalla distanza, facendo più defilata, ma più vicino alla porta. Ora dalla tre quarti tenterà la botta dalla distanza. Prima ha dimostrato di avere un gran tiro. Il jolly. Più che altro inquadrerà la porta, perché è una distanza veramente importante. 76esimo minuto, la rincorsa lunghissima di Fiorito dei 35 metri. Carica al sinistro, calcia sporco di esterno, collo esterno che termina almeno di una quindicina di metri a lato dei pali difesi da Calzia. Tanto rumore per niente dunque, ma risultato che rimane inchiodato sul 2-1. Dunque tensione fino alla fine. Calzia andrà al rilancio lungo. Che cosciata, ragazzi! Batte e ribatte a centrocampo, poi Raguseo che prova a innescare Prevosto, anticipato, poi Stamilla, Lamberti si difende dall'aggressione di Marchelli, che però gli ruba il pallone in maniera corretta. Oliveri, il buco di Fici, attenzione a Oliveri, si invola, arriva al limite dell'area, però cerca uno scarico improbabile per Fiorito. Ancora Campese in possesso di palla con Andrea Oliveri, all'indietro per Codreanu. Codreanu in profondità, non c'è nessuno però a seguire questo lancio. Calzia dunque può amministrare coi piedi. Arriva in pressione Davide Oliveri, che costringe il portiere alla presa con le mani. Poi rilancio per Raguseo sulla destra. Raguseo avanza, poi scarica per Prevosto, Lanteri. Ancora al centro per Gagliardi. Gagliardi bene con l'esterno, poi affrontato con la spalla molto bene da Pietro Pastorino. Può ripartire la Campese. Davide Oliveri viene anticipato, poi c'è il fallo segnalato anche dal guardaline, una trattenuta ai danni di Fici. 11 minuti alla fine, Argentina 2 Campese 1. Ci provano ancora i rossoneri sulla sinistra con Rovella. Rovella prova l'imbucata sul secondo palo, arriva Prevosto molto velocemente, converge palla al piede, la difesa della Campese si chiude a riccio, prova a ripartire adesso la Campese. Pastorino affrontato da Felicello non riesce a controllare il pallone né a difenderlo, dunque rimessa laterale che sarà a favore del giocatore ex sanremese. Ultimo cambio, si gioca al tutto per tutto ovviamente Alberto Oliveri, che probabilmente non si aspettava di arrivare a questo punto del match con ancora qualche chance da spendersi. È uscito il numero 11 Remo Marchelli, che è stato implacabile in marcatura su Paolo Lamberti, e entra Bonelli, classe 94, col numero 18, per dare ancora un impulso alla manovra offensiva di una Campese mai doma. Lanteri prova la conclusione da lontanissimo, di poco alta sulla traversa. Buona comunque la conclusione del numero 16 dell'Argentina, che denota quantomeno una certa personalità. Rilancio lungo di Davide Esposito, l'inzuccata di Mirko Pastorino anticipato da Fici. Fici attende il sostegno dei suoi, lo trova in Lanteri che prova a ritornargli questo pallone, poi il rilancio lungo a liberare ogni problema da parte di Marco Oliveri. Ancora una rimessa laterale, si difende bene Rovella, prova questo scarico all'indietro che però è preda di Davide Oliveri, che parte in contropiede.
ancora Davide Oliveri, rimessa laterale, ancora lotta al limite dell'area, siamo sul vertice, Cadenazzi, rimessa laterale che sarà ancora a favore dell'Argentina. Intanto ci arriva già qualche finale, la Cardin si è riuscita ad arginare l'Arenzano, almeno questo, questa voce ci giunge direttamente qui, quindi un'altra squadra, un'altra inseguitrice argentina che perde terreno. Cogoleto dovrebbe aver perso in casa con la Duanesi. E quindi possiamo già ufficializzare, quantomeno, se dovesse finire così, i 14 punti di distanza, ovviamente tutto nelle mani di Argentina e Campese, che hanno ancora 9 minuti da giocare. Una sola rete di distanza fra le due squadre che sono separate in classifica, l'abbiamo sottolineato ad inizio telecronaca, da 31 punti e da 17 posizioni, in quanto l'Argentina è prima, la Campese è ultima, a pari merito con la Pegliese. Allora in questo caso dovremmo dire a pari demerito. Non ha comunque sfigurato oggi per essere ultima in classifica, ha fatto una partita onesta. Ha vinto 3-1. Quindi sta cercando di strappare un pareggio che avrebbe del miracoloso, però una prestazione comunque non del tutto insufficiente. Hanno fatto vedere degli belli spunti, avevano di fronte la squadra più forte del girone. È una Campese che comunque non ha demeritato nel corso di questi 80 minuti circa. Arriva il fallo di Codreanu su un incontenibile Prevosto sulla destra. Cartellino giallo per il neo entrato dei genovesi, al quale sicuramente va la palma del migliore in campo per i suoi, mentre per l'Argentina un po' più difficile la scelta, in quanto non è stata una prestazione brillantissima né a livello di squadra né a livello di singoli. Non so se tu, Mattia, hai qualche idea per quanto riguarda... Per pressione individuale devo dire che un po' tutti sottotono, forse Lamberti per la doppietta ha dato qualcosa in più alla squadra. Sì, comunque una scelta difficile, perché diciamo la sufficienza ci sono arrivati tutti, ma nessuno dei 13 che sono scesi in campo è emerso particolarmente nel corso di questa partita. Il calcio di punizione di Stamilla, cercare sul secondo palo l'inserimento di qualche compagno, però compagni completamente fermi, allora Stamilla è costretto ad arretrare, ad agganciare questo pallone, a destinarlo su Calzia coi piedi. Raguseo, Argentina costretta a ricominciare da dietro, in affanno, ancora Raguseo per Calzia, il rinvio a centrocampo, poi Campese che rilancia lunghissimo nella terra di nessuno, dove c'è Raguseo che rincorre questo pallone inseguito vanamente da Fiorito. Argentina che in questo finale non sta denotando una grande personalità nella gestione del match, perché anche questa richiesta di tempo da parte dei giocatori su questa rimessa laterale non denota una grande sicurezza. No, c'è un po' di confusione, dopo la rete del 2-1 si erano mostrati pericolosi in un paio di occasioni, i rossoneri, poi hanno perso quella verve, adesso questi ultimi minuti rischiano di diventare, non dico pericolosi, ma comunque... con un po' di pathos. Sì, più di quello che ci saremmo aspettati. 5 minuti al termine, risultato sempre bloccato sul 2-1, fissato da quell'Eurogol di Pietro Pastorino. Stamilla prova a lanciare Prevosto, ancora alle spalle di Amaro. Prevosto indeciso sul da farsi, poi il cross in mezzo, attenzione, buca sia il portiere sia Merlo. Arriva con un po' di ritardo Rovella, lavora questo pallone ancora sulla sinistra, Lanteri di prima per Fici, cross in mezzo. Libera ancora la difesa della Campese con il entrato Davide Oliveri. Davide Oliveri che insieme a Codreanu ha fatto cambiare un po' marcia alla Campese. Ultimo cambio anche per Mister Papa. Vedremo chi sarà il giocatore che dovrà lasciare il campo. Ci è sembrato Rovella. È Rovella che si sta avvicinando alla panchina, entrerà al suo posto con Rieri. Dunque un cambio che al netto così
alla pari ci sembrerebbe difensivo, perché entra un difensore, un terzino destro per un attaccante esterno sinistro. Vedremo se però ci saranno degli aggiustamenti a livello tattico. In ogni caso, un'altra mossa che sottolinea la partita dell'Argentina, un po' così contratta sia a livello offensivo sia a livello mentale in questa fase di gestione del vantaggio, in questa fase finale. Sì, denota la volontà di portare a casa almeno questo 2-1 senza cercare la rete della sicurezza dal 3-1. Si cerca di portare a casa questi tre punti che, alla luce dei risultati che giungono dagli altri campi, chiaramente porterebbe l'Argentina a più 14. In attacco si dovrebbe tornare a giocare a due punte con Lambert vicino all'entrato Prevosto, che è entrato bene in questi primi minuti di gara, in cui si è fatto vedere, ha portato un po' di verve offensiva in un attacco direi spuntato in questa giornata. L'apertura sulla destra per Stamilla, che prova il passaggio no look per l'inserimento di Prevosto. Raguseo in anticipo, preziosissimo. Ancora Raguseo prova a lanciare lungo per Prevosto, l'aggancio però non efficace. Il Campese che prova sempre a ripartire. Lancio lungo, in profondità per Stamilla, una Campese che, seppur non dotata di un tasso tecnico elevatissimo, prova sempre a ripartire palla al piede. Questa è una nota di merito che dobbiamo dare ai ragazzi di Alberto Esposito. L'intervento di Lanteri di Cadenazzi su Davide Oliveri. Si carica della battuta sempre Fiorito, che viene poi invitato da Pietro Pastorino ovviamente a prendere posto in area, e sarebbe stato veramente un suicidio tattico lasciare fuori Fiorito dall'area in questa situazione. Potrebbe essere una delle ultime occasioni per la Campese per raggiungere il pareggio. Grande ammucchiata in area, sono sette i giocatori in area, parte Pietro Pastorino, il tiro diretto verso la porta, inspiegabile, quando sette giocatori si preparano alla battuta in mezzo all'area. La soluzione più ovvia sembra quella del cross, sì, considerato anche Pietro Pastorino, la mole dell'attaccante della Campese. Tutti si immaginavano un cross in mezzo all'area, tentato un tiro improbabile che è finito a metri di distanza dal palo della porta dell'Argentina. Poteva essere una delle ultime occasioni per cercare un incredibile pareggio, è stata sciupata. Attenzione a Prevosto. Prevosto si invola sulla destra, attenzione a Prevosto, col tacco si libera bene del diretto avversario, che però poi ritorna in mezzo a due. Prevosto viene chiuso molto bene, riparte la Campese, attenzione sulla sinistra, potrebbe esserci un'occasione non magari di superiorità numerica ma di parità numerica. Sì, esce bene invece Felicello, anzi si trattava di Cadenazzi, che conquista anche il fallo. Lanteri prova a pescare Stamilla. Felicello elogia Lanteri per questo intervento deciso sull'avversario. Forse è quello che è mancato un po' all'Argentina, un po' di cattiveria, un po' più di decisione in quei tocchi di rifinitura dell'azione. Poi, insomma, tutte analisi che lasciano il tempo che trovano se valutiamo il risultato, ma sempre utili comunque a tracciare un'analisi di questo match. Continua la ricerca del pareggio da parte della Campese, manca meno di un minuto al 90esimo, vedremo 4 minuti di recupero, sembra aver decretato signor Angelotti di Spezia. Dunque 240 secondi di speranza per la Campese e di sofferenza per l'Argentina, con un calcio di punizione che ancora una volta dovrà essere battuto dalla tre quarti. Ci proverà stavolta Caviglia a buttare in mezzo questo pallone. Sette uomini al limite dell'area. Cadenazzi rinvia in maniera difettosa per il colpo di testa, ancora rinvia Felicello senza badare al sodo. Prova a ripartire in contropiede Stamilla per la corsa di Conrieri, troppo esterno, prova a chiudere la corsa Conrieri, il pallone in mezzo, lo bucano tutti, ma arriva l'appuntamento con il gol Gagliardi, che dà il 3-1. Primo minuto di recupero che dunque consegna all'Argentina la certezza della vittoria, la certezza del più 14 in classifica sul Cogoleto, e chiude una partita che sicuramente dopo il gol di Pastorino non si era messa nel migliore dei modi.
anche dal punto di vista psicologico soprattutto. Sì, pensavamo che fosse chiusa già fine primo tempo, c'è il 2-1, ha riaperto una gara che è rimasta, diciamo, in bilico fino al 91esimo minuto. La Campesa non ha più avuto occasioni chiare da rete dopo il 2-1, però comunque si può sempre trovare una rete anche su un pallone sporco. L'Argentina ha impiegato un po' troppo tempo per chiudere questa partita, comunque è riuscita a trovare la rete del 3-1 e a portare a casa questi tre punti che la portano a quota 45 in classifica. L'Argentina, che adesso ovviamente è galvanizzata da di scioglimento di questo incubo, ci prova ancora con Stamilla che tenta la conclusione in diagonale con questo fendente che attraversa tutta l'area. Sibila a lato di un soffio dalla porta difesa da Davide Esposito. Pochi istanti alla fine, pubblico che comincia ad abbandonare gli spalti dello Sclavi. Dunque possiamo già entrare in fase di commento, una partita che dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'equilibrio del campionato dice poco. Un'Argentina che forse l'ha affrontata un po' così, non con leggerezza vorrei dire, ma con un certo appagamento inconscio, e la Campese che si è trovata in partita così a sorpresa. Attenzione, prova a rientrare, Edge rientra in partita, attenzione, una partita che non finisce più. Ma Codreanu, il più positivo dei suoi sicuramente, era entrato nel secondo tempo e ha dato la sveglia sull'uscita di Calzia, pallone sotto le gambe col sinistro, Codreanu 3-2, e quindi analisi finale che viene rinviata perché ci saranno ancora 60 secondi di fuoco da vivere qui allo Sclavi. Sì, una partita incredibile, l'Argentina che ha avuto, diciamo, qualche colpo di sole nel secondo tempo e ha permesso alla Campese di riaprire una partita per ben due volte, una partita che sembrava chiusa. Mancano 90 secondi, credo, adesso non dovrebbero esserci più capovolgimenti di fronte, ma una partita che non finisce mai. La Campese si è ritrovata a giocarsi una partita che forse non sarebbe mai aspettata di combattere fino al 94esimo minuto. Eh sì, e ci prova ancora Pastorino e conquista il fallo proprio davanti alla panchina dei suoi, tutti in piedi, sale anche il portiere Davide Esposito, attenzione, grande ammucchiata in area, rimane soltanto Davide Oliveri a protezione, anzi Marco Oliveri a protezione della propria metà campo, tutti in area, 10 uomini in area per la Campese, sale anche Oliveri, pallone che verrà spedito in mezzo, sarà l'ultima occasione di questo match. Pastorino dovrà calibrare un cross molto teso e proprio arriva in centro all'area. L'anticipo di Cadenazzi, attenzione, ancora il pallone in mezzo, conquista un calcio d'angolo la Campese, l'arbitro controlla il cronometro, ci sarà ancora tempo per la battuta di questo calcio d'angolo. Ultima occasione per la Campese, ancora Mirko Pastorino che sistema il pallone sul punto, il cross in mezzo, attenzione Amaro, prova di prima, ancora pallone in mezzo all'area, prova in rovesciata addirittura il portiere, contrastato efficacemente, poi Stamilla sparacchia via e l'arbitro fischia la fine. Argentina che col fiatone, con affanno, riesce a portare a casa i tre punti. È importantissimo soprattutto sottolineare che raggiunge quota più 14 sul Cogoleto. Sì, con molto affanno devo dire, due volte la partita che sembrava chiusa, due volte la Campese l'ha riaperta, una mischia finale che poteva riservare un clamoroso 3-3. Comunque un'Argentina che porta a casa l'essenziale, tre punti, allunga più 14 il vantaggio in classifica e mette forse una pietra sulle ambizioni delle inseguitrici che dovranno veramente sperare in un miracolo per riaprire un campionato che sembrava già chiuso a inizio anno e i risultati del girone di andata e di questo inizio di ritorno ha confermato. Dunque, Campese 2, Argentina 3, finale questo, noi ci salutiamo ovviamente, appuntamento fra due settimane sempre dallo Sclavi per vedere proseguire la rincorsa dell'Argentina verso l'eccellenza.